I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Il tuo browser ha perso la connessione al microfono, che nessun'altra app stia utilizzando videocamera e microfono. Quindi per aggiorna la pagina. Se, cosa vuol dire questa cosa che mi è uscita qua sul telefono? Non vi vedo. Non lo so. Adesso vi vedo. Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti. Buongiorno, come buongiorno, va? Buongiorno. Tutto buongiorno. Bene? Sì. Bene, bene, bene. Come state? Io sono a Roma, voi vi vedo lì belli, paciosi. Paciosi e paciarotti. Mannaggia, allora siccome sono sono in un appartamento di Trastevere, casetta di Trastevere, la conosci questa, Maurizio? No. Casa de mamma mia, qualcosa del genere, vabbè. Il microfono è ancora un po' basso e non ha tanti libri sta casa. Cosa posso mettere qua sotto per alzare il microfono? Allora, hai avuto almeno 2 ore prepararti tutta la postazione. Sì, sì, difatti niente. Sai cosa faccio? Vai. Faccio quella cosa che mi insegnò il mio amico Bolle. Cioè? Faccio la spaccata. Vai. Guarda qua, guarda, mi vedi che mi, guarda sì, come sì. mi abbasso. Van Damme, guarda lì. Sapete che vi confesso questa cosa? Uno dei miei sogni, se io dovessi poter far tutto ciò che voglio nella vita, se avessi il potere come l'intelligenza artificiale, sì. Vabbè, a parte toccarmi le punte dei piedi, quello ogni tanto ce la faccio, la spaccata. La spaccata alla Jean-Claude Van Damme. Sì, sì. Oppure sì. il flip, cioè quelli che li vedi in spiaggia che fanno hop e girano su se stessi. Sì. Allora, secondo me più facile il backflip rispetto alla spaccata. Però la spaccata è una questione di costanza. Costanza. Okay. La conosci tu, Maurizio Costanza? Maurizio Costanza era. No, un po' esatto. Veramente un piccolo sforzo al giorno, tutti i giorni, tutti vedrai giorni. Che riuscirai a fare la spaccata. C'è un libro, è vero, sì, è vero, è vero. C'è un libro. No, però scusami, a 51 dimmi. Anni ormai avrò i tendini nervosi come la cotenna. No, non hai i tendini. Sai uno degli esercizi Vai. Da fare, lo dico se c'è qualche ascoltatore che anche lui ha questa passione. Vai. Uno degli esercizi da fare è sdraiarsi sul letto sì. e mettere le gambe, diciamo, a V contro il muro. Sì. Ok. Hai presente? Metti le gambe contro il muro. Come quando. Ma cos'è questa roba? Perché c'hai i palloncini? Vero, sono partiti i palloncini. Ma perché mi sono partiti dei palloncini sullo schermo? Ma non ho toccato niente. Ragazzi, io. Inizio Vabbè, caotico. Aspetta. Meno male siamo registrati. Scusate, ascoltatori, mentre parlavo, io li sto guardando Viola e Maurizio nel telefono qui con un'app e sono venuti su dei palloncini colorati. Vabbè, comunque. Allora, comunque, cari ascoltatori, vi dovete mettere nel letto sì. le gambe su così, contro il muro, aperte. Sì. E praticamente pian pianino molla la cosa. Cosa. Allora io una volta l'ho fatto, ma tipo 10 anni fa, non riuscivo più a camminare, c'avevo qua gli obsos, qua un dolore, cioè una roba che non riuscivo più neanche a ripiegare le gambe per chiuderle. Lasciate stare, dai, lasciate stare. Vabbè, tutto questo per dire, ma perché mi sono venuto sui palloncini? Non lo so. Vabbè, faceva ridere. Ok. Comunque io mi ricordo di te in spaccata e dopo ti dico anche quando. Che l'ho fatta? Sì, no, fatta no. Giudicio. Aspetta, no. Felicità. Che è successo? Un'emozione che non sai descrivere viene va. Che famiglia te. Che va di mi va. Perché ci sta. Mi si accusa. Sul volto tuo. A generate that is what we are going to try. Felicità. Cioè, Viola, quando mai ho fatto la spaccata? No, hai provato. Ah, ho provato? Sì, sì, sì. Eri anche a un buon punto. Ti ricordi? Aspetta. A Broadway. Ti ricordi quando a Broadway ti sei allenato per il musical? Il musical. Allora, io e Viola siamo andati a New York una volta, ma tanti anni fa, e io ho fatto tutto il corso che fanno i ballerini di musical, cantanti e ballerini, per fare il musical. Certo. Sì, per un programma di Rai 3. Non mi hanno preso ovviamente. No, però ti avevano insegnato una bellissima coreografia, ti ricordi? Sì, sì. Vai.
così scalda muscoli. E invece, cari ascoltatori, non so se voi avete delle cose che i vostri amici se le ricordano e voi no. Io vivo di persone intorno a me che mi ricordano cose che io non ricordo. Maurizio, ma tu ti ricordi che io e te abbiamo vissuto a Trastevere? Sì, certo, mi ricordo, sì. Perché una volta io, quando ieri sono andato a prendere le chiavi di questo appartamento, ma io qua ci sono stato, ma secondo me c'era anche Maurizio. Sì, io sì, stavo scrivendo un film e tu vivi, ma perché vivevi con me? Per la radio? Perché dovevamo trasmettere da lì, in quel periodo, perché tu stavi lì per il film. Vedi? Sì. Ah, io stavo scrivendo un film. Vivente. Ma tu dormivi in casa con me? Certo, non ti ricordi? Mi rientravi sempre tardi. Ma scusi, io avevo sonno. Ma siccome era tanti anni fa, ma io rientravo da solo? Sì. Sì. Se... A volte mi lasciavi fuori. Ecco, con il calzino, il calzino sulla maniglia, come al college. Io dicevo, com'è possibile che Maurizio dormisse con me? Erano i miei anni. Ma mi facevi dormire giù? Giù sotto, col cane. Sì. Vabbè, insomma, quindi abbiamo vissuto a Trastevere insieme. Come no? Andavamo a far colazione, ti ricordi la mattina in quella pasticceria buonissima sotto casa? Buona, sì, vicino a quel pub inglese dove io andavo, che c'erano le straniere. Va bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Troppa confusione oggi. Troppo caotici, è un classico. Dateci tempo. Allora, magari venerdì, perché sapete che noi siamo molto profondi come programma radiofonico, magari venerdì potremmo fare la puntata, quelle piccole cose che vi sarebbe piaciuto fare nella vita, cioè disegnare, scrocchiare le dita, il backflip, la spaccata, suonare il pianoforte. Quella cosa che ogni tanto, quando io guardo quelli che suonano la chitarra o il pianoforte, dico: se io non avessi mollato quando ero andato a fare quelle tre lezioni, anche yoga, se non avessi mollato, adesso sono passati 20 anni, cioè, capito? Non ce l'avete voi questi pensieri? No, va bene. Di treni persi, occasioni perse. Cose che se tu avessi continuato a farlo, vabbè, adesso questa saresti... puntata è già fallita perché no, l'hai dichiarata. La facciamo, e quindi vabbè, non la facciamo faremo venerdì, perché oggi abbiamo quel tema importante. Oggi la cosa più importante del mondo: l'amore per se stessi. L'amore la cosa proprio più importante per qualsiasi altro rapporto. Va bene? Dai, partiamo qui in allegria. Mr. King, portami via. Trastevere con Maurizio, incredibile. Ma sì, come no? Uno dei periodi più belli della mia vita. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Ragazzi, non vi sprecate. Allora, intanto, quando sono a Roma non posso leggere i vostri messaggi. Non vi sprecate adesso con le cose che vorreste, che avreste voluto fare o che vi piacerebbe. Io, per esempio, quando vedo la gente disegnare, io faccio cagare a disegnare, dico: Madonna, se fossi. Ecco, no, teniamola magari per giovedì o venerdì questa puntata. Te Viola dice detto no con la testa. Poi volevo dire un'altra cosa: ho fatto sì con i due pollici in su e sono arrivati i fuochi d'artificio mio video. Sì, eccolo! Quindi. Ma perché nel mio no? Allora, degli ascoltatori stanno dicendo che se tu fai dei gesti anche su WhatsApp, non ho capito come si fa, sì, su WhatsApp, vero, sulla videochiamata di WhatsApp. Mio padre fa sempre così. No, adesso quando chiamo i bambini, scusi, li ho chiamati anche stamattina, i bambini ma non sai lo perché? Sapevo. Perché tu sei aggiornato col telefono. No, fermi, perché lui è col telefono, noi siamo col computer, chi ci deve riconoscere dal computer. Ok. Allora, però io se quando dopo chiamo i bambini come stamattina, faccio i due pollici, certo, e escono i fuochi d'artificio, vedi? Sì. Ma scusami, allora, caro ascoltatore, per i palloncini che segnale ho fatto prima senza saperlo? T'ho toccato il naso, come quelli che pippano, così vediamo? No, niente. Palloncini. Certo. Gonfio le labbra, gonfio le guance, niente, i palloncini non sappiamo come arrivano. La spaccata forse. Va bene ragazzi, allora ogni tanto vi racconto questa storia, adesso per intro... Ah, vuoi sentire i tuoi messaggini, Viola, giusto per... Gli ultimi della settimana e dell'anno, eh? Sì. Fabio, ma mi stupisco di te, con lo yoga, tu che sei così meditativo... Bene. Fai lo yoga tutti i giorni, vedrai che arrivi a fare anche la spaccata. No, un esercizio di flessibilità, ci vuole il tempo. Mm-hmm. Segui la Viola. Seguimi. Tu fai la spaccata. Che ti dai Viola consigli giusti. Fai lo yoga che impari la spaccata. Tu, Viola, fai la spaccata? Va, figurati. No, però io penso una cosa: a 51 anni. Sì. Posso toccarmi le punte dei piedi, sì. Metto anche la fronte sulle ginocchia dopo un po' che lo faccio, dopo qualche giorno. Vedi? Ma la spaccata, io sì, guarda, secondo me sono... 51 anni, madonna, sembra che sei vecchio e decrepito. No, però penso che...
secondo me i muscoli e i tendini sono corti, a un certo punto se non sono duri, oh, mica, fa la spaccata è tanta roba. Però pianino pianino, ora ti piglio il libro, quello lì che ti fa la spaccata, sì, come tutti progetto. I giorni, ok, va bene. Vediamo. Allora, ragazzi, obiettivo 2024. La spaccata. Faccio la spaccata. Va bene. Allora, ragazzi, sentite qua. Allora, mi chiama l'altro giorno un mio amico. Sì. E mi dice: beviamo una birra, beviamo una birra, mi dice no. Perché guarda, ultimamente col lavoro non va tanto bene, sai, quelli che dicono: no, non puoi iniziare il 2024 così, no, il lavoro non va bene, anche con mia moglie, poi dopo c'è quello, poi c'è questo collega che mi rompe, cioè tutta una serie di negativo, sbagliato, e non sono capace, e quindi comincia a denigrarsi, e non sono capace a fare niente, sono un fallito, non so, e io gli dico vai nell'armadio per cortesia, gli ho detto vai e prendimi una camicia per favore, e lui mi ha detto cosa, io vai a prendermi una camicia, metti la cera, togli la cera, prende la camicia, no? E quelli che hanno letto il mio ultimo libro, che vengono alle presentazioni del mio libro, la sanno già. Metto su la camicia e sbaglio il primo bottone della camicia. Sbaglio il primo, sai quando li fai tutti storti? Sì. Io ho detto guarda gli altri bottoni, sbagliato. Come sei saggio. Sbagliato. Quanti errori vedi su questa camicia? E lui conta i bottoni, 1, 2, 3, 5 errori. Io ho detto no, figa. È sbagliato solo il primo. Se tu sbagli il primo, gli altri sono tutti sbagliati, o comunque fai fatica poi a raddrizzare. Devi sistemare il primo bottone. Qual è il primo bottone? Qual è? L'amore per se stesso, ma non l'egoismo, tipo ci sono solo io. No, amare se stesso, perché come dice il nostro collega Gesù, come, sai, dopo anni che dico collega Leopardi Dostoevsky, okay. Come dice, cioè tu devi amare il prossimo tuo come te stesso, ma se tu non ami te stesso non puoi amare gli altri, puoi solo aver bisogno degli altri. Quindi sentite qua, se andate sul mio Instagram c'è già la foto, comunque le mie storie, Maurizio, perché, fa il post, no, sai perché? Perché il testo è troppo lungo, ho provato e l'ho dovuto cancellare, non mi ci sta l'autore nel post quadrato, non ci sta, beh, adesso lo scrivi sotto nel post, sì, ma basta cambiare il font, reimpaginare tutto. Ragazzi, lo trovate, grazie, come Viola. Storie nella mia vita è una story, in quella di Maurizio è un post, certo. Scolpito nella pietra in questa specie di armadio qui non ci vedo un cacchio, già faccio cagare a leggere lì, pensa qua, non ci vedo. Sentite qua, sì. Alla fine c'è solo una persona con cui trascorrerai ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo della tua vita, e quella persona sei tu. Fai tutto ciò che è in tuo potere per assicurarti che quella persona lì ti piaccia, rispetta i tuoi limiti. Quando il tuo intuito sta cercando di dirti qualcosa, ascoltalo. Fidati della voce del tuo io più elevato, che deve scoprire e coprire lo stupido rumore di fondo della tua mente. Disimpara quello che sei stato spinto a credere. Credere. Non ci vedo, Viola, non ci vedo. Aspetta, non ci vedo, devo allungare il braccio, non ci vedo, ma non c'ho l'armadio, non riesco a allungare il braccio. Niente, vai. Liberati dai pensieri superficiali. Proteggi la tua pace ad ogni costo. La tua pazza, cosa? La tua pace ad ogni costo. Allontanati dai posti in cui il tuo valore non è riconosciuto. Ricordati quanto vali. Di no alla negatività, di sì a ciò che ti fa elevare. Fai scelte allineate alla tua integrità. Sii onesto con te stesso anche quando fa male, soprattutto quando fa male. Vivi radicato saldamente al tuo scopo di vita, in modo tale che la tua fede, la luce che porti dentro il cuore della tua esistenza, diventi irremovibile. Questo non è egoismo, ma onorare la parte più profonda della tua anima. Significa scoprire che l'amore che hai sempre cercato negli altri, in realtà, è sempre stato lì. Questo renderà il tuo piccolo angolo di mondo un posto meraviglioso in cui vivere finché sei su questo pianeta. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Rimane una delle mie canzoni preferite al mondo questa, che meraviglia, che meraviglia. Sentiamo dei vocali e poi... Fabio, ma iniziamo bene quest'anno con un po' di... Attraggo denaro immediatamente. Non c'è stata la l'estrazione, la lotteria. Certo, è come è andata? È uscito a Milano, sì, eh. Milano. Attenzione. Maurizio, ti vedo un po' più allegrotto. No, ti ricordi, se l'ha detto. Io tu vinci.
che vinci devi sotto. Fare devi far qua, finta devi zitto far sotto, finta almeno esatto. Per sei mesi ok allora sentiamo vai. Fabio a parte che da esperto camiciaio volevo informarti che la camicia non ha 5 bottoni sul cannello ma ne ha da 7 a 9 capito, ne aveva bottonati 5 secondo, se non vuoi sbagliare devi assolutamente cominciare dall'ultimo dal fondo così eviti l'errore di incappare nello sbaglio del primo. Tutto qua. Chi è che si mette? Chi è che si allaccia la camicia dal fondo? Come i, cioè i baroni, ma che il coso? Perché i baroni? Ma come da eleganti, ma che io non lo so perché. I baroni. Sentiamo. Ieri la mia psicologa mi ha detto praticamente le stesse parole. Cazzo, potevo sintonizzarmi e praticamente risparmiare la seduta. Quanto si prende? 80 euro si prenderà minimo, sì. A Milano anche 120, però diciamo 80 euro la psicologa più o meno, sì, 80, 70, si trova anche 70, a 60. Insomma, comunque possiamo alzare la retta del Volo del Mattino. La retta, che sia l'università. Certo. La retta vai. Mesi. Non ne hai più di messaggi? No, ne avevo un altro. Sentiamo. Non me ne ricordo il contenuto, vai, andiamo vai, così, eh. Vai. Tipo, esempio, andare in bici per 4 ore la domenica mattina è egoismo o amore per se stesso? Per me è amore per me stesso, per mia moglie è egoismo. È qua che sta un po' il dilemma. Ha ragione. No. Ma la risposta c'è, la risposta c'è. La risposta a questa cosa c'è, per capire bene qual è la linea tra egoismo e... che è una delle grandi discussioni all'interno delle coppie. E quando ce la dai? A tra poco, quando faccio l'aggancio perché fa gli ascolti. A tra poco, ragazzi. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Questa, caro ascoltatore, è Radio DJ e in questo momento c'è Il Volo del Mattino, un programma ormai che ha la 22esima edizione, credo, 22-23, non mi ricordo neanche più gli anni che siamo qui. In questo momento io parlo dentro un armadio di un appartamentino di Trastevere. Sì. Casetta di Trastevere, va bene. E, un ascoltatore dice, è egoismo o è amore per sé? Se io la domenica me ne vado a fare un giro di 4 ore in bicicletta, intanto complimenti, comunque 4 ore in bicicletta è tanta roba. Su due è andata e due per tornare. Bravo, complimenti. Io due andate e due a tornare vado quando vado al supermercato con le borse piene, cioè comunque sto in zona. Allora, abbiamo una risposta di un altro ascoltatore, volendo. Allora, aspetta, ne ho diverse. Ce l'hai? Vediamo. Amati sempre comunque, l'universo non ti vuole perfetto, ti vuole felice. Christian da Brescia. Manerbi. Ciao. Ormai Christian, che sei quello che dice l'universo, sono pronto. Ormai sei la nostra voce dell'universo, sei il guru dell'universo di Manerbio, figa. Dopo. Altri messaggi. Vai. Anche io sono uno che va in bici 4 ore la domenica. Vedi? Quando vedi? Mia moglie rompe le balle, gli dico: va bene, sto a casa. Vuoi uno grasso, incazzato, che passa tutto il giorno sul divano? Va bene, non c'è problema. Però se ti piace avere accanto uno allegro con un bel fisico che ho voglia di fare, non rompermi le balle, vado in bici. Ciao. Okay. Ciao. Vedo. E qui mi sorge una domanda, lo chiedo a Viola ma alle ascoltatrici. Alla donna, alla moglie, piace avere un marito con un bel fisico? Cioè è importante che l'uomo abbia un bel fisico? Chiamo, e chiedo anche all'uomo, ma è importante che la tua compagna abbia un bel fisico? Chiedo. No, allora che sia sano, che si piaccia, che si piaccia, ma non sappiamo cosa non dire. Voglio essere superficiale, allora, possiamo ognuno dire, poi ha i suoi gusti. No, possiamo dire che però due si incontrano, no? Due si incontrano e si piacciono, e si piacciono anche fisicamente, certo. probabilmente. Ecco, magari da quando ci si conosce, ci si piaccia, ecco, si piaccia, che si rimanga più o meno, no? In quel range del prodotto che hai comprato, che ovviamente un po' di usura, un po', cioè non è la stessa, la mia macchina non è uguale come quando l'ho comprata, due graffietti ce li ha, il sedile magari c'ha un segno, non lo so, però insomma che non sia, capito, non come quel dolce vita che ho comprato io due mesi fa, che è talmente scarso che dopo una settimana, cioè praticamente potevo metterlo su al contrario, lo stesso buco, cioè mi si è slabrato tutto il collo. No, una brutta roba metafora che tu dici. Questa, certo, no, non parlavo di organi sessuali, no, dico in generale, hai preso un uomo di un certo tipo, ecco, magari dopo 10 anni c'ha quei 2-3 chili in più, non lo so, oppure si vede meno la massa muscolare, però non che proprio quelli che sai, quelli che boom, no? Tipo
io mi ricordo negli anni passati, negli anni 50, 60, si sposavano e dopo 10 anni di matrimonio vedi, boom, proprio, sai quelli che sono belli? Quando andiamo là in spiaggia a Campomarino, sì, là in Puglia, sì, quei signori anziani che hanno la pancia dura, sono quelli lì, avete sì, presente quelli che non come hanno la no, pancia gambe enorme? Secche, gamba secca, no culo, cioè che vanno su dritti così, non c'hanno il culo, sembrano praticamente degli stuzzicadenti. A slippini ovviamente. A slippino, no culo, e poi hanno l'altro corpo che è stato montato su un tipo brutto di braccio di ferro, ma hanno quelle pance dure che ti viene voglia di andare lì al suo... No, che non hanno la pancia molla, chissà come tira la pelle lì. E una tintarella, ma... una tintarella, vabbè, certo, vabbè, gamba sì, più sì, bianca perché non arriva il sole perché la pancia copre, fa ombra. Però poi la pancia. Sentite qua, allora, la risposta a egoismo, farsi 4 ore di bici o no, dipende non da quando non sei a casa e ti fai le 4 ore, ma come sei prima e dopo quelle 4 ore. Esatto. Perché se tu ti svegli presto, aiuti a far colazione, i bambini, le cose, bim bum bam, dici amore adesso no, mi aiuti, prendo... Non è aiuti, fai. No, aiuti la coppia, la coppia. Ah, ecco. Cioè che ognuno fa la sua cosa. Poi lui dice, amore, sì, vado a rigenerarmi, capito? Fai le tue 4 ore, torni. Non è che poi fai la doccia, ti butti sul divano, accendi e guardi la partita. Esatto. No, torni e dici, ok, ma amore, sono carico come una molla. Vuoi andare con le tue amiche a fare un giro? Vuoi andare tu in palestra? Vuoi andare... Ci penso io, i bambini faccio io. Vienite qua, bambini, tutto pippato così. Ma no, è per stare con lei, non per permetterle di andare a stare da sola. Amore, amore, adesso andiamo fuori a mangiare, sì, faccio tutto, organizzo tutto io. Questa sera ho chiamato io la babysitter perché stasera andiamo a divertirci, non devi pensare a niente. Allora lì sono 4 ore, le devi pensare tutte mentre pedali in queste 4 ore, ste stronzate da fare. Però insomma è come sei quando ci sei, perché se già quando ci sei non ci sei, in più vai anche via, no? Ricordatevi, sono sempre i consigli di uno separato. Tra l'altro, curriculum incredibile. Qui sono un po' come i preti che danno i consigli sulla coppia. Esatto. Quindi ragazzi, qui state sicuri che i miei consigli sono perfetti. Oddio mio. Oh, che fallito che sono. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Viola mi ha fatto ascoltare i vostri messaggi, ragazzi, ho riso molto. Adesso li mandiamo in onda perché fanno molto ridere. Sentiamo, sentiamo. Ciao ragazzi, allora si chiama fisico da passerotto. Ah. Meno noi qua lo chiamiamo, noi, io l'ho sempre chiamato così. La merlita. Gamba secca e pancia. Quando una ciao, volta lì... Davide da Pontirolo Nuovo. Allora, qualcuno ci ha detto Campomarino non è in Puglia. No, c'è anche in Puglia, c'ho avuto la casa 10 anni, ce ne sono due. Campomarino di Maruggio. Ok, ce ne sono due, avevo la casa. Allora, quando io ero lì in spiaggia e arriva questo signore con lo slip tendente al rosso, tra l'altro, con ste gambette, no culo e sta pancia dura che volevo andare lì, no? Ho detto, guarda, vedi proprio che c'ha le gambe da passerotto, così. Sì. Mi stavo avvicinando per chiedergli se la potevo toccare, perché deve essere bella da toccare, così dura, così dura, no? Ma quel signore lì, questo lì con queste gambette da passerotto, se n'è andato. E allora lì ho scritto la mia prima canzone. Passerotto, non andare via. Ma fa sta cagata, mi fa sta cagata. Va bene, vai Viola. Allora, mio marito è ciclista, esce in bicicletta tranquillamente, ma quando torna guai a lui che si lamenta che è stanco. Vero. Ecco. Cioè, se c'è da fa, se fa. C'è da fa. Se no, sono botte. Marzia, da Latina, ciao. Brava. Allora, ragazzi, io il consiglio giusto ve l'ho dato. Vi ricordo che il consiglio di coppia avevo dato e anche da ciclisti. Io che non vado in bici e sono separato. Mi sembra la fonte migliore da cui prendere idee. Okay. Buongiorno Fabio, Gabriele da Bologna. Io ho la mia ragazza che mi ha conosciuto fuori la sera in locali a ballare. Avevo sempre le lenti a contatto. Poi dopo ho scoperto che invece di giorno andavo in giro con gli occhiali. Ogni tanto me lo rinfaccia che quando mi ha conosciuto risultava un po' diverso. E come faccio io? Così è. Però dai, quanto mi fa ridere questo. Ma scusami, ma metti gli occhiali di giorno? Sì. No cazzo, ma hai tirato l'inculato. È come quando come lo ordini, come ti arriva, capito? Che c'è quella cosa di come... Però alla fine, scusami, gli occhiali ormai non sono più sintomo di, ragazzi, no?
devi dire alla tua, ragazza, devi far ascoltare il reload di questa puntata. Certo. Quando io leggo il foglio di prima, l'amore per se stesso, che siccome mi rifiuto di mettere gli occhiali non ci vedo più da vicino, esatto, ma ho allungato il braccio e c'ho l'armadio, non ce la faccio allungarlo abbastanza e ho sbagliato a leggere. Cioè, gli occhiali, bisogna metterli gli occhiali. Sono anche belli le persone, con gli occhiali, sono anche esteticamente, molte persone stanno meglio. Anzi, avete mai visto voi quelli che avete sempre visto gli occhiali? Madonna, quando se li tolgono, che perché strano. Molti, anche quando vengono a farsi le foto con me col libro, arrivano delle ragazze con gli occhiali e si tolgono l'occhiale per fare la foto. Io dico, no, ma guarda che stai meglio con gli occhiali, nel senso che poi se tu sei abituato, un complimento, però, no, perché se tu sei anche, no, io no, però magari chi è abituato a vederti, perché poi tra l'altro, scusatemi, ma quelli che hanno sempre gli occhiali, poi quando fanno l'amore li tolgono? Sì, ma non fai l'amore con un altro? Cioè, nel senso, esteticamente non sembra un altro, se tu ce li hai sempre, come mio papà quando si è tagliato i baffi. Un giorno si è tagliato i baffi dopo 30 anni, mia sorella piangeva perché quello arriva in casa senza baffi, sei un'altra persona. Però quella è la persona vera. Senza orpelli. No, la persona vera è quella che si è abituata a no, vedere. No, la persona vera è quella senza orpelli, senza ciò che si può togliere. Capito? Senza peli, senza occhiali, senza cappello, senza. No, ma a me è capitato anche una ragazza capelli. Che si ritoglieva quando faceva l'amore. Sì. Dai, come fai? Sì. Anche quella che ha lasciato fuori il cane, quella che proprio non ci vedeva, cioè, lo lasciava dall'altra stanza. Ma scusa, Maurizio, è troppo tardi per mettere quella cosa? No. La vuoi mettere adesso o disco e mettiamo quella cosa? Adesso. Allora la mettiamo. Sentite che belle parole, ragazzi. Beh, non si ama la vita in se stessa, si amano i posti, gli animali, le persone, i bei ricordi, il cibo, la letteratura, la musica. E poi ti capita di incontrare una persona che richiede tutto l'amore che tu hai da dare. E se perdi questa persona, credi che tutto il resto si fermerà con lei. Ma tutto il resto invece va avanti lo stesso. Giraudoux diceva, puoi sentire la mancanza di un'unica persona anche se ne hai intorno tante altre inutili. Queste persone sono una nuvola. Degli estranei che ti annebbiano la vista sono una folla senza senso. Sono come un inutile distrazione. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Bisogna vedere anche quante diotrie ti mancano, però, no? Sì. Perché tu togli gli occhiali per far l'amore, magari vedi tutto sfocato, vedi tutto che non si capisce. Cioè, è anche bello vedere quando fai l'amore, è bello anche chiudere gli occhi, però ogni tanto è bello anche dare uno smicio, no? Così. Uno smicio. No, una smicciata così, cioè una nel senso, come si dice in italiano lo smicio? Una sbirciata. Buttare l'occhio, non so, dare una sbirciata, esatto, no? Io mille messaggi. No, ti togli gli occhiali. Ti togli gli occhiali, vai a fare le tue cose e lei ti dice: oh, è 5 minuti che stai baciando le lenzuole, per dirti, non lo so. Va. No, messaggi. No, non lo so, dice amore, come sei soffice da quando hai le lenzuole di sete. Voi che fate un programma che è il riferimento della radiofonia italiana, io mi sono collegato con lui. Mi dite solo cosa avete fatto in questa puntata, temi trattati, avete seguito la scaletta? Volevo solo un attimo avere un piccolo riassunto. No, noi la scaletta non la seguiamo mai, però ci piace averla. Ci piace averla perché ci dà quella serenità di poter improvvisare. E abbiamo parlato di amore per sé e gente che va in bici. Aspetta, Fabio, mio Marco dopo neanche 2 anni ha messo su 10 kg di pancetta. Ma va bene lo stesso. In fondo, quando mi ha conosciuto, io avevo il reggiseno imbottito. Giusto. È un inganno dietro l'altro, vabbè, lui dopo, esatto. Aspetta. Caro Fabio, quando io ho conosciuto mio marito, lui aveva una folta barba, ti sto parlando degli anni 70. Certo. Dopo qualche anno l'ha tagliata, quando l'ho visto io ho pianto, perché mi sembrava di stare con un'altra persona. Certo, quello è vero. No, allora, intanto non è solo un'altra persona, ve lo dico io, che questo lo posso dire perché ho la barba. Sì. Non stai solo con un'altra persona, ma stai con uno molto più brutto, nel senso che l'uomo che ha la barba, l'uomo che ha la barba come me, è perché non essendo bello, uno si copre più che può, no? Quando tu ti fai la barba, intanto spariscono le labbra. Certo. Poi se c'hai il doppio mento,
sei rovinato, cioè, ti viene fuori il labrino, tutte le imperfezioni, il doppio mento, cioè è un disastro, io non lo ricordo. Ma cosa si sente truffato? Catfish totale. No, ma la barba così deve coprire. Io sto bene, io proprio sono bello con la barba, sì, gli occhiali da sole, sì, e il cappello. Cioè, comunque, sì, meno si vede la faccia e più dicono: ah, che tipo. Io avevo altri messaggi, ma comunque deve fare impressione togliersi gli occhiali quando si fa l'amore. Perché? Cioè, perché tu vivi con una persona con gli occhiali, ma fai l'amore con un altro. È come se tu vivessi con Clark Kent e fai l'amore con Superman. E comunque butta in sostanza, via. Nel senso. No, certo, lui con la tutina rossa entra gli occhiali, però non ci vede un cazzo, va a sbattere contro la porta. Prendetelo allora, voi e crocifiggete. Radio DJ, la trovi anche in podcast.